Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovissimo video su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Jap. Signori, oggi siamo qui con uno dei due nuovi Eza usciti durante la celebrazione dell'ottavo anniversario. Stiamo parlando di Vegito fisico, class leader di oramai credo. Parliamo di 5 anni fa. Anzi, in realtà 6, 4, 5 anni fa, facciamo 5 anni fa. Personaggio che è uscito 5 anni fa e oggi riceve il suo Eza. Incredibile, ma vero? Finalmente si sono ricordati che esisteva questo personaggio e l'hanno creato. Allora, partiamo subitissimo con... Io, a parte che non ho letto manco, per dire, ho letto a volo un paio di giorni fa quando è uscito e vorrei testarlo insieme a voi, non ho visto nulla, nemmeno showcase di altri. Così, sono blind insieme a voi, tipo. Allora, passiamo a una lead che prima era 170 HP e def e 130 d'attacco, adesso 170 a tutto. Se vi dovesse mancare il lead Majin Buu Saga, potete mettere lui benissimamente. Special, causa immense damage e attack and death 30% per un turno. Quindi, se lo mettete primo, bufferà i vostri alleati. Va benissimo. Non è super né extreme, ma incrementa gli alleati e basta. Poi abbiamo la passiva. Riduce il danno ricevuto dagli attacchi normali, quindi dai pugni dell'80%. E countera con tremendous power. Quindi, fa il solito counter dei Vegito. Che prima dell'Eza era 50%. Adesso è diventato 80%. Diciamo che la forza di Vegito sta sempre nei counter e nei pugni a tankare, punto. Poi per il resto è un personaggio che di base le special ti fanno implodere, sempre così di base. Boh, continuiamo a leggere. Difesa più 150, buono. Attacco più 20 per ogni attacco ricevuto, un massimo di 120, va benissimo. Meno chance di fare un crit, va bene, che si aggira sui 30%. Mi sarei aspettato qualcosa in più, comunque questa è da build full crit. Chi più 1 per un massimo di 3, def più 30 per un massimo di 90 e chance di fare un crit più 10 per un massimo di 30 ogni volta che il personaggio ha ricevuto 3 attacchi in battaglia, ok? Quindi ogni 3 attacchi si buffa ancora la def, il crit e il chi. Ok, il personaggio normalissimo, diciamo non è che gli hanno messo chissà cosa in passiva, nulla di sbroccato. Sembra forte, sembra, ripeto, le special ti fanno implodere e lì non c'è nulla da dire proprio garantito. Però, se riuscite a gestirvela bene, non riceverà special. Secondo me, sto coso se la gestisce molto, molto bene. Anche perché pre-Ezera un additional 10% per ogni attacco ricevuto per un massimo di 100%. Una tristezza incredibile. Signori, noi ci vediamo direttamente contro Broly e vediamo un pochettino come affrontarlo. Ok, signori, ci siamo. Finalmente possiamo provare questo Vegito fisico ad Ezza. Allora, tipo come vedete, siamo in un doppio Goku Vegeta fisici. La nuova era è uscita nell'ottavo anniversario. E per questioni di comodità, ho messo Vegito Int già trasformato, perché Vegito Int trasformato è uno dei best linker di Vegito fisico. Insieme a Gogeta fisico, quindi la controparte dell'Int, LR trasformato, Vegito STR trasformato, Gogeta Tech trasformato che noi abbiamo base qua. Poi c'è anche Vegeto fisico Super Saiyan 4, va bene, Gogeta Gel pre-trasformazione, Gotenks Gel, Gogeta Int, Gotenks fisico, il Super Saiyan 2, Vegito fisico blu. Gotenks STR del Summon e Gogeta STR, uno dei primi che ha ricevuto l'Eza. Questi sono i personaggi che sono i best linker con lui. Per comodità l'ho messo già trasformato, ma non per forza dovete, anzi, non potete metterlo voi. Quindi, allora io qui, vendo tutti quei attacchi. Prima di tutto partiamo con 161.000 def, che non è malvagio, visto che lui si buffa la def nel tempo. Poi, io direi di iniziare a serie a farci un po'. C'ho anche Darless in turno, ho voluto mettere. Siamo in un Final Trump card, quindi potevo metterlo benissimamente. Facciamo così, spero non becchi una special, spero. Ok, primo buff all'attacco, primo counter crittato. Sto coso sì, se lo buildate crit farà veramente tanti tanti danni, perché si setappa l'attacco in maniera incredibile. Tre attacchi, ok, perfetto, abbiamo anche il buff alla def adesso. Perfetto, anche il buff ai ki, praticamente sto coso è in perma 12. Con un paio di attacchi massimo, pure con il peggior link, pure senza linkare, sto coso è quasi in perma 12. Per farvi capire. 3 milioni, 3 milioni e 4. Va bene, a livello di danni non è che siamo da top. Lui deve subire. Aspettate che già mi sono dimenticato. Ok, special. Questo. Vediamo quando prende di special. Anche perché lui ha fatto doppio resist attack and def agli alleati adesso. Porco due. Mamma mia che stecca che mi ha tirato. Ecco, il solito problema dei Vegito, signori. Le special gli fanno malissimo. Attacco più 20 per massimo 120. Quindi già è maxato con l'attacco. Ok, adesso è già l'attacco maxato. Il crit pure è maxato. In realtà no, gli manca l'1 di Ki e più 3 di Def, mi pare. E anche quel 10% di crit, ok. Quindi in realtà manca ancora un pochettino. Vabbè. Ripeto, purtroppo i Vegito sono fatti abbastanza male sotto quel punto di vista, perché sono incentrati tutto su
Intanto qua usiamo l'item. Usiamo Snake. Sono incentrati tutto su tankare i pugni, punto. Se non tanco i pugni si prendono una special, la ripperoni. Io farei in questo modo. Se ci baffiamo anche un po' il DD error. Facciamo così. Tanto Snake basta e avanza in questa turnazione. Ok. Appena lo mettiamo con Vegito in turnazione, sarebbe da vedere. Purtroppo manco a D tu dici, lo metti secondo e lo metti, che ne so, prima a tankare qualcun altro. Che nella sua best turnazione, chi metti come primo? Non puoi mettere nessuno. Cioè, per dire, tra quelli che ho linkato prima, quello che ho detto prima, che tankano bene, puoi mettere un Gogeta GL, però solo pre-trasformazione, perché post-trasformazione tipo dovrebbe perdere uno o due link, e già non è il best linker più. E poi doggia, da Broly non si doggia, quindi chi metti? Gogeta Tech... Per quel 30% di DR che c'è i primi turni appena si trasforma, però si deve trasformare e quindi ci mette troppo tempo. Vegeta STR è una merda, ormai poverino, ex leader Majin Buu Saga, ormai nel dimenticatoio. Vegeta Int tanca pure lui i pugni. Gogeta fisico stessa cosa. Le special gli fanno tanto male. E purtroppo, ripeto, non c'è un vero e proprio personaggio. Ok, potete mettere l'LR anniversario, però non è il best link, io questo dico. Potete mettere chi vi pare in realtà come primo. Però se volete fare la best turnazione, purtroppo è abbastanza loccato sotto quel punto di vista. Vabbè, qual è l'era anniversario dei mostri assassini psicopatici? Quindi sempre il solito problema rimane dei Vegito. Tankano solo i pugni. Che per carità, in un evento dove, che ne so, l'evento Omega fisico, la red zone di Omega tipo se la mangia Vegito, perché la fase finale vi tira special solo alla fine. E tu immagina contro Omega e tutti i counter che può tirare. È un animale. Ecco, qui se io non uso item sono morto, già ve lo dico. Allora abbiamo 270.000 def, che con 80% di DR è tanta roba, per carità. Però becchina special muori. Quindi io farei in questo modo. Utilizzo tutti gli item possibili, perché sennò qua implodiamo, ve lo dico già. Ma facciamo veramente una bruttissima fine. E ci si tappia un altro pochino Vegito fisico. Allora, facciamo così. A me non interessa tirare special con l'int. Voglio tirare special con... Però c'ho delle orb di merda, sincero, veramente delle orb di merda. Facciamo così, non mi interessa. Tanto c'ho draghetto Whis attivo. Vediamo. Mi pare che devi prendere un altro attacco ancora per finirsi sita a pasto Vegito. 3-6. Che per carità, insomma. Triste, molto triste caricare 3-6. La forza del personaggio, ok, sta nei counter, ma... Caricare 3-6 un personaggio che ha ricevuto appena Lizza nell'ottavo anniversario. Ok, adesso è full setappato. Grazie Whis e Draghetto di esistere. Adesso c'ha full buff alla death, full buff al crit. Infatti sta crittando un sacco di volte. Ripeto, in eventi dove, che ne so, sapete la special dove ve la fa, oppure non vi fa la special in quel determinato evento, è fortissimo Vegito, nulla da dirgli, anzi. Dove lo mettete, mettete un ottimo tank. Che c'è in qualche missione che dovete finire di fare. Non lo so, qualche red zone forse. Potete metterlo benissimamente. È un buon personaggio, Tezza. Il problema rimane sempre quello: i Vegito non tankano le special. Ma va bene, oramai ce ne siamo fatti una ragione. Io vorrei avere un ultimo turno con Tarless AGL. Così vi faccio vedere anche quando carica d'attacco alla fin fine. Vediamo il massimale d'attacco pure. Abbiamo pure Whis e Draghetto ancora attivi, quindi sto. Sto Broly alle ore contate adesso. Vi faccio vedere anche lì come si comporta. Anche perché se voi dovreste mettere un Vegito fisico in un team, io preferirei sempre altro. Preferisco più andare di danno puro piuttosto che aspettare che questo si deve setappare coi pugni e nel frattempo sperare di non morire da una special. Perché voi, ok che lo dovete mettere a tanca i pugni e le tanca. Il problema è che quei pugni possono essere special, quindi il rischio aumenta anche. Se volete subito potenziarlo invece. Se lo mettete lì, che ne so, a girare, quando prendi i pugni ogni tanto capita, allora si può ancora fare, però non mi fa impazzire a me come cosa. Anzi, mi sarei aspettato qualcosina in più, anche perché a livello di statistiche, avendo ricevuto l'Eze, a livello di percentuale in passiva, sembrava anche buono. Peccato che gli è rimasto soltanto un 120% d'attacco. È lì che l'hanno fregato. Perché non c'ha resta, che ne so, gli avessero dato un 80% attacco base più un 120 massimo, sto coso caricava veramente tanto, arriva a 7-8 milioni secondo me. Minimo, però purtroppo la vita è una merda. Allora io qua trasformo Gogeta. Ah, c'ho l'active attivo, che palle. Allora vi faccio vedere a livello di link. Questi sono 5 link, tolgo Vegito. Lo stesso a 5 link. Non guadagna Power Best Ever God, ma guadagna Golden Warrior. Quindi in realtà se dovessi fare così,
massimizzo i link alla fin fine. Allora, difesa, questo è maxato. 321.000. Vabbè, ok. Io vorrei vedere solo una cosa. Così carica 3.43. 3.21, ok. Vegito Inter è sempre il migliore. Mi sa che poi il bisto del Begod è un link difensivo a sto punto, non mi ricordo per niente. Quindi io farei in questo modo. Qui utilizzo sempre item, assolutamente. Faccio Ghost Usher. Però io volevo vedere a livello di counter. Whis Draghetto? Ciao Whis Draghetto, dai. Così abbiamo anche il buff di Vegito Inter nella special. Questa è una delle durazioni veramente più forti che si può avere attualmente. Con sto Vegito, diciamo, per farlo linkare, solo per quello, principalmente. Facciamo così. E facciamo così. Dopo aspetto giusto un turno, spero di non shottarlo dopo. E così abbiamo anche Tardes. Ecco, il problema è che con tutti i counter che abbiamo è abbastanza difficile non shottare, però. Bravo, Vegito, non fare danno. Va bene, non crittare. Infatti, tipo, il turno dopo dovrei tirare special a caso. Cioè, non tirare special, perché sennò lo shotto. Niente, ha crittato. Vabbè, basta, basta così. La special ce la prendiamo. Ecco, con Giratec è buono da giocare con un Vegito fisico, perché una volta lo trasformate vi fate la special. Però, a parte che dovete arrivarci a trasformarlo, che non sempre siete sopra con gli HP. E se ce l'avete ability bassa fa schifo. Non lo giocate nemmeno ability full. Ed è decente, diciamo. Intanto ha caricato 3.700.000. Niente add. Con i counter 800.000. 1.400.000. Come vedete, prendete sempre lo stesso Vegito Prezza, che carica un pochettino di più. Vabbè, tanca sicuramente meglio, perché da aspetta un 50% di cosa. Prima addirittura con 50% di DR sui pugni prendevate anche danno dai pugni. Tipo 10-20k ve li facevano sempre negli eventi scorsi pure. Parliamo sempre di anni e anni fa, quando è uscito il personaggio. Adesso, ok, con 80% di DR non prendete danno dai pugni, però lo stesso non è che fate chissà che danni. È un Vegito gel un po' più pompato. Mettiamolo in questo modo. Mi sarei aspettato qualcosina in più, essendo un personaggio che veramente... Se voi paragonate l'ezio di quando è uscito Vegito GL, è uscito questo, sono passati anni, non so manco quanto è stato Vegito GL, sono passati almeno 2-3 anni minimo. E comunque sembra la stessa carta alla fin fine. Allora io farei, trasformo uno. Sì, tanto c'ho lo skip. Ah no, queste non si possono skippare, mannaccia la miseria. Dovranno mettere il tasto dello skip comunque, non vorrei dire. Vabbè, noi qua facciamo, abbiamo visto il draghetto attivo, non ci interessa. Qui noi prendiamo le orb per ride, ma non dobbiamo far danno. Quindi devo prendere più orb possibile e non darle all'LR. Brutta situazione, signore, bruttissima. C'ho troppe orb. Faccio la special, riesco a fare una special più grossa con l'STR che con il fisico. Mamma mia, sti cosi, seconda e terza posizione, una facilità di fare una 18 key paurosa. Seppure non la vuoi fare, è impossibile, la farei sempre. Vabbè, ci facciamo un attimo velocemente questo turno, il turno lo dobbiamo dare, sperando che non iniziano a crittare, fare altri di special a caso, perché sti cosi si svegliano ogni 5 minuti, hanno i loro 5 minuti. Si incazzano e bro, che se lo mangiano. Quindi chill, chill. Perfetto, questa ve la potevo anche risparmiare, ma niente. Bastante, ma in realtà non dovremmo shootare. C'è ancora 5-6 barre vita. 5. Ok. Per fortuna, se avessi fatto una 24 colore e avessero sempre grittato, probabilmente l'avrei shootato. Mamma mia, sì, gli avrei fatto tanto male. Io voglio vedere l'ultimo turno con Vegito fisico. Gioco, poi mi accontento. Basta. Non grittà. Mannaggia la miseria. Ok, vabbè. E abbiamo Vegito fisico, Vegito int e Tardes AGL. Più di questo, veramente, io non so dove caccia i danni con sto personaggio. Se non mi arriva almeno sui 4-5 milioni, almeno. Spero, più che altro. Ok, allora, difesa sempre 321, ormai quella è fissa. E signori, qua o moriamo. Io non ho nessun item attivo adesso. O Vegito shot o moriamo. Semplicissimo come discorso, ma non credo di morire. Cioè, non deve crittare, prendere ogni attacco. Quale subisce? 7-8 attacchi lì. Non deve mai crittare per morire. Facciamo così. E facciamo così. Vai, Vegito fisico, sei tutti noi. 7-21, vabbè, questi sono meno danni, perché giustamente non si è ancora pompato l'attacco della def con la special. Quindi in realtà, se noi vogliamo considerare, c'è pure resistenza attacco e def della special, se consideriamo il fatto che lo mette pure gli alleati, quindi
Almeno quello post special raggiunge 400.000 def. Come vedete, praticamente è permacrit comunque Vegito, eh. Cosa pure giusta. 5 milioni. Vabbè. Non ci possiamo lamentare per quello che abbiamo visto fino adesso. 5-3, vabbè, sì, sono 300.000 di danni in più se fa un add. Vabbè, signori, questo era Vegito fisico, come avete visto. Si è comportato bene, anche perché su 4 attacchi, cioè su... c'aveva 3 barre vita ancora, gliel'ha tolte tutte lui. E finché voi sapete dove vi fa la special e ve la gestite bene con tutti quegli attacchi, ok, allora è perfetta la cosa. Però, che ne so, vi fa un attacco all'inizio, un paio in mezzo, un paio alla fine. Non sapete dove mettere Vegito, dove lo mettete, mettete, rischiate la special. Se vi fa una special, morite, perché avete visto anche all'inizio. La special della prima fase ST ha preso 500.000. Ok che ancora non si era buffata la def, ma da 200.000 quando è passata a 300.000, non è che questo grande buff la def ha avuto. Troppo, signori, personaggio molto limitato. Forte, per carità di Dio. Forte nel suo piccolo, mettiamola così. Mi sarei aspettato di più, però non possiamo lamentarci. Io, signori, vi saluto e noi ci vediamo ad un prossimo video.